soddisfazione. To Isabella, but he certainly loved me the longest. Sono quasi impressionato. Pensavo che una tale caduta avrebbe posto fine a un debole e rinsecchito elfo. The dead do not fight one another. The dead have no desires, no petty jealousies. Non prenderti gioco di me, elfo! Ne ho abbastanza di quest'ascia giocattolo! Dite pure ai vostri signori che Godric Gurniston non ha dimenticato i suoi giuramenti! Sono qui per onorarli tutti! E rivoglio la mia ascia indietro! Ben ritrovati, giovani marinai del lobby. Quest'oggi voglio parlare di altro. Riprenderemo il discorso delle armate a tema più avanti, soprattutto nell'attesa che qualcuno di voi mi chieda qualche consiglio o qualcos'altro di cui parlare. Questa sera voglio intrattenervi e raccontarvi una storia. Magari se questi racconti vi piaceranno, potrei raccontarvene altre. Sapete, in giro per i mari e per i reami mortali si incontrano di cose meravigliose. Vi voglio narrare di una battaglia che io e la mia ciurma abbiamo visto con i nostri stessi occhi, dall'inizio alla fine. Una battaglia molto concitata, una battaglia che ci ha quasi rapito, abbiamo quasi rischiato la vita nel restare lì ad assistere a questo combattimento. Ma tanto eravamo rapiti dall'esito che volevamo sapere, volevamo rimanere fino alla fine e capire quale dei due schieramenti avrebbe trionfato. È stato un po' di tempo fa, qualche luna fa, diciamo così. Ci trovavamo in Aish, dovevamo smerciare un carico di cristalli augurali, di quelli che si vendono a Excelsis. Aish è un reame bellissimo, ma la gente ha bisogno di sognare. Avevamo preso questo cargo e lo stavamo smerciando. Le auguris sono sempre merce di scambio altamente ricercata. Mentre ci recavamo presso questa famosa città tempio di Spilambertium, ci siamo imbattuti nella piana delle luci accecanti in un combattimento mozzafiato. Un'armata, un grosso esercito guidato niente po' di meno che da Scragroth, il Lunking, si stava fronteggiando sul campo di battaglia con un'armata bestiale, un'armata legata al dio del mutamento. I due schieramenti si trovavano uno di fronte all'altro. L'armata di Tzinch era comandata da uno di quegli esseri che incontro sempre malvolentieri, infatti ero molto contento di stargliene alla larga. Un signore del mutamento, enorme, torreggiante, che stringeva in mano il suo bastone fatto di fiamme e magia. Sotto i suoi luogotenenti, uno sciamano Zangor, anziano, dalla pelle albina. Il primo e unico sciamano che ho visto non viaggiare su un disco di Tzinch. Viaggiava a piedi, appoggiandosi su un bastone che emetteva un'energia magica spaventosa, ed era accompagnata da un piccolo famiglio farfugliante, un libro con delle zampe, che lui utilizzava per scaturire incantesimi terribili sul campo di battaglia. Il resto dell'esercito era pieno di Zangor, maledette bestiacce dal becco, feroci come i loro cugini bestiali, ma molto più intelligenti. Zangor a piedi sì, a disco componevano l'armata, insieme a qualche piccolo uomo bestia di quelli che si chiamano Ungor. Però questi sembravano un po' più toccati dalle energie del mutamento, erano meno rozzi. Riuscivo quasi a sentire qualcuno di loro a parlare con
un linguaggio comprensibile. Dall'altra parte il Lung King guidava un'armata sterminata di grozze. Moon Clan su Moon Clan, un gigantesco Dunkhold Trog Boss torreggiava dietro le sue fila. I Guba Paluza erano lì vicino a lui, vicino al Lung King. E altri goblin, una marea verde, senza fine, verde fino a perdita d'occhio. I primi a muoversi sul campo di battaglia furono i seguaci di Tsinch, e lì assistetti subito al potere grezzo del Signore del Mutamento. Lo sciamano Zangor Albino, quello che dopo ho scoperto che chiamano stregone supremo degli Zangor, per prima cosa fece rompere dal terreno un vortice di magia, e lui rimase galleggiante su questo vortice. Da lì invocò il potere del mutamento, assorbì l'essenza vitale di Treungor dentro il suo bastone e poi scatenò il suo incantesimo più terribile sull'orda di Grot. I Grot, che erano un esercito sterminato, armati di scudi e lance, furono dimezzati dal solo schiocco delle dita del stregone supremo degli Zangor. Una roba mai vista. Ho pensato e ho temuto per la mia vita. Avremmo potuto esserci noi, io e i miei uomini, al posto di quei Grot. Gli Zangor iniziarono a imbracciare le armi e si diressero, si gettarono nella mischia, forti, pronti per attaccare il nemico sul campo di battaglia, per attaccarlo in corpo a corpo. Skragrot però non si fece cogliere impreparato e spostò la luna a suo favore. Nonostante fossero piccoli e dagli incantesimi meno potenti, la magia dei goblin iniziò a mietere vittime anche tra i ranghi del Signore del Mutamento. Quel poco che rimase in vita del grosso reggimento di Grot si fece strada tra le linee nemiche per andare a catturare un obiettivo. Non curante però di quei piccoli goblin, gli Zangor su disco, gli Zangor Enlightened, si lanciarono in uno scontro corpo a corpo contro un Mangler Squig. Fu uno spettacolo truculento. Il Mangler Squig saltò addosso ai dischi volanti e ne divorò tre senza pietà, ma questo non gli impedì di essere trafitto a morte dalle lance degli Zangor. Gli Zangor invece a piedi fecero scempio di quelli che erano i goblin, si gettarono, circondarono l'unità, il reggimento di goblin, finendolo, e poi si gettarono uno a uno sui Guba Paluza. Il Dunkhold Trog Boss, accesa la sua unica lampadina nel cervello, provò a fermare il Lord of Change. Di solito i Lord of Change non sono degli ottimi combattenti, sono dei combattenti mediocri, ma questo aveva dalla sé la protezione dell'armatura specchio, che gli permetteva di deflettere anche le ferite più terribili. Il Lord of Change utilizzò il suo potere di manipolazione del destino per essere sicuro di mettere a segno dei colpi mortali con la sua Baleful Sword. Il Dunkhold Trog Boss, indebolito dalle magie del Lord of Change che gli aveva lanciato prima, cadde senza colpo ferire. Non riuscì nemmeno a scalfire la pelle del Lord of Change. I goblin tentarono il tutto e per tutto, ma ormai gli Zangor gli erano addosso. Le armate di Tsinch subirono delle perdite, certo, ma non furono perdite ingenti. Skragrot, che è un avversario astuto, prese gli ultimi suoi scagnozzi e se la diede in fuga, mentre la piana veniva completamente conquistata dai seguaci di Tsinch. Cosa loro ci facessero in quella piana e cosa cercassero esattamente, ho preferito lasciarlo con un alone di mistero sopra. Vedevo che i seguaci di Tsinch stavano iniziando a notare la nostra presenza, così abbiamo raccolto le nostre cose e ce ne siamo andati per finire il nostro commercio ad Aish. Da quello che so,
quella armata, quell'esercito di Cinch era reduce da diverse sconfitte negli ultimi giorni, una per mano dei ogri che si portano dietro l'inverno con loro e uno invece per mano di un grosso esercito dell'acerrimo nemico di Cinch, il fratello tanto odiato, Nargol. Evidentemente non cercavano delle cose in particolare, ma avevano solo bisogno di una lotta impari, forse, per avere un po' di riscatto. I seguaci del mutamento sono come il mutamento stesso, sono cangianti, quindi a volte possono essere superiori ai meri istinti, a volte vi si gettano a capofitto. Fatto sta che spero di non incontrare mai quei soldati sulla mia strada. E sono anche sicuro che il Lun King sta preparando un'amara vendetta che prima o poi servirà su un piatto d'argento ai seguaci di Cinch, riprendendosi ciò che è suo di diritto. Spero che questa breve storia vi abbia appassionato. Era così, per parlare del più e del meno. Come si fa tra marinai quando la nave è in secca e è arrivato il momento di mangiare qualcosa? O una storia per addormentarsi, si sa. Noi pirati a volte siamo un po' dei bambinoni. Direi che per questa sera è tutto. Se volete altre storie, magari anche un po' più dettagliate, di battaglie fameliche a cui ho assistito, battaglie terribili ed emozionanti, fatemelo sapere. Il diario del capitano è sempre aperto per voi. Buonanotte. Mi son ben guardato dallo scoprire.